affrontare Io questo sì. film. C'è una cosa che mi è rimasta stampata in testa e non la so chiamare più in fondo. I sette spazi semantici che la struttura ti porta alla realtà. I sette, ma quelli che abbiamo visto per Sì, la... esatto. Se vuoi fare un'introduzione, anzitutto proprio descrittiva di come avviene, e poi dopo magari entro un po' nel dettaglio, perché questa cosa qui mi ha veramente incuriosito, ma più ci pensavo e più mi capivo di aver capito la E mazza. cosa intendi per spazio semantico? Due o tre settimane fa. Tu cosa intendi? Tu che hai fatto la domanda, cosa intendi per spazio semantico? Spazi semantici sono gli spazi dove all'interno di ciascuno ci sono delle regole che determinano lo spazio. Ce ne sono sette. Eh sì, ha detto ci sono sette che dalla struttura arrivi allo spazio reale. E c'è questa stratificazione di spazi semantici che la cosa mi ingrollisce, ma non posso dire di averla compresa davvero. Interessante. Bisogna aumentare un po' Sì, la ma adesso sto soltanto cercando il punto. Quindi quella è un'altra cosa. Tu hai detto che separano la struttura dalla realtà. No, non è che la separano, sono Però non dalla realtà, no. dalla La fenomenologia. tecnologia, Da ciò, dallo lui è, spazio, ecco perché perché sennò la struttura è già esatto, è realtà, appunto è la quella, fenomenologia anche, certo. quello è il punto. Allora, in realtà lui si sta riferendo a questo, cioè a questo procedimento che, cioè in questo procedimento stiamo ripercorrendo quel che ha fatto Schwarzschild, no? Per riuscire a risolvere la metrica. Ed è questo che chiedevi? E gli altri sono d'accordo? Allora, io vorrei precisare questo. Questa storia di spazi semantici che continuano a sfarfallare a destra e a manca, io non l'ho mai vista in maniera così Positiva. importante. Cioè, per me è una cosa che va vista la sostituzione di variabili. Cioè, prima usavi certe funzioni di certe parametri, dopo certe funzioni di certe funzioni di altri parametri. Non mi sembra un salto importante, tutto sommato, qualitativamente importante. È solo riscritto le cose in maniera diversa perché ti veniva buono per i tuoi scopi. La sostanza è sempre quella, perché alla fine è sempre una funzione, di una funzione, di una funzione, di un'altra funzione. E questa catena la puoi ricostruire facilmente. Se tu la ricostruisci in sette spazi, in sette salti o in cinque, non è che cambia niente, capisci? Quindi questa numerologia a me non applica, non ne vedo la consistenza, mettiamola così, ecco. Se è così, sono d'accordo anch'io, a meno che ci sia qualche cosa di più oltre questo. Allora, non sto difendendo sta cosa, però dico una cosa, non ce n'è meno, non ce ne sono per questo procedimento qua. Quindi questo è già una cosa interessante, no? Quindi Abbiamo sempre cominciato con dire che c'è una metrica, quindi la metrica deve essere, siccome è diagonale, dobbiamo avere delle quattro numeri che vanno associati ai prodotti misti, no? E abbiamo sempre chiamati con delle funzioni di qualche cosa, quindi tipo una A che funzionava da R da T, una B che era il coefficiente del prodotto spazio-spazio. Che dipendeva solamente da R da T, poi ancora un altro elemento che mi sembrava che fosse sul prodotto misto, quindi sostanzialmente avevi delle funzioni che erano funzioni dello spazio e del tempo che dovevano essere per forza i parametri, cioè che erano poi la metrica in sostanza. Poi tu facendo dei ragionamenti sostituisci a queste A, B e C, o quelle che erano D, altre A, B e C e D che sono funzioni delle precedenti, però con delle limitazioni e con delle ipotesi che tu hai introdotto perché potevi farlo, perché per vari motivi che abbiamo visto. Questi passaggi a me non sembrano particolarmente, che cambiano la nostra visione dei fatti, questo qua.
è un modo matematico per procedere. Alla fine, che non cambi, voglio che non dire, se tu la offri oggi, ovviamente non cambi di fatti, ma potrebbe cambiare. Quindi il fatto che questo ti permetta di passare da, da una struttura, diciamo, da un fenomeno, da un epifenomeno, che cazzo vuoi chiamarlo, a qualcosa di più rilevante, non sembra. No, mi sembra importante. E poi il numero di questi passaggi, soprattutto mi sembra veramente più rilevante. Cambio la domanda. Non chiedo di prestimarci, ma quello che mi interessa, quello che non mi è sfuggito, è quel passo dalla struttura al fenomeno. Questo che. Allora, facciamo questo ragionamento: che cos'è la struttura e cos'è il fenomeno? Eh sì, perché se no non riesco a capire neanche io il significato della domanda. Per struttura intendi il modello teorico? Sì, il modello, sì. Okay. No, Carlo sarebbe d'accordo lui, scusa, se è il modello teorico... Allora, chiarite il significato della domanda. La struttura, lui quando parla di uno strato strutturale, che... Lo strato. Sì, ok. A livello strutturale. Sì. E il fatto di livello strutturale non è una conseguenza, perché poi dopo la tua percezione della realtà. E proprio questo che io voglio capire, cioè dal il concetto strutturale, a come faccio a dire che io sono in uno spazio a tre dimensioni più il tempo, e che quindi osservo le cose esattamente così come sono, cioè perché io vedo le cose in questo modo partendo da quella struttura? Mi sembra di poter affermare che, a parte il fatto che la visione di un mondo tridimensionale o quadridimensionale con dentro il tempo emerge direttamente dall'esperienza più immediata, l'ipotesi occhio, tridimensionale sì, quadridimensionale no, se consideriamo il tempo no, puoi considerare quello che vuoi, ma no, la quadridimensionale non viene dall'esperienza. L'ipotesi di dimensioni nascoste così piccole che non le vediamo sono ipotesi. E chi ne sta parlando? E allora tu dici, quale struttura? Allora definisci quale struttura. Ma no, come fa a definire una struttura? Allora lui ha detto, non riesco a capire come dalla struttura si passa al fenomeno. Allora, di quale struttura stai parlando? Credo che stiamo parlando della metrica locale. Che è un modello teorico. Niente di male con la funzione modello. No, ma non so niente, sto cercando di capire il significato della domanda. Per struttura cosa intendiamo? Il modello matematico di un certo universo, no? No. Perché il modello matematico è un modello matematico. Sì. E la struttura di per sé non è accessibile ai nostri sensi, quindi noi non ce l'abbiamo sotto dominio dell'esperienza. Okay. E allora non sappiamo niente sulla struttura. E allora come la definisci? Scusa, se definisci la struttura e non sai di cosa stai parlando, cosa mi stai chiedendo? È come ci fosse un nome, un epifenomeno, che noi non conosciamo bene, come che però genera quello che conosciamo. La domanda è, a qualche punto ci dobbiamo mettere, giusto? Di come si collegano all'inizio con la fine? Qualche punto siete partiti in quarta e non è chiaro dove. Ci mettiamo, e quindi lui parla di ci illumini su questo argomento. No. Guardate cosa ho messo. Ecco. No, io lo leggo. Più chiaro luminoso non si può. Allora, chiaro luminoso no. Però si può fare spegnendo lì. Però si potrebbe anche aumentare un attimo la grafica. Qui siamo a 150. Questo è piccolo. Questo è 200. Ecco, così va molto meglio. Non è vero. Spegniamo quella luce? Dici, spegniamo, vuol dire spengo io? Capisco. È un modo di dire spegniamo. Potevi mettere lui là, così la spegniamo. Così va bene? Vi va bene? Molto bene. Allora, no, io non sto dicendo facciamo così. Come lui ha fatto la domanda, come avete a me è venuto in mente questo. Però mi accorgo che se partiamo in questa direzione
è lunga la cosa, nel senso. Vabbè, ma Natale manca ancora 23 giorni, eh? Prima devo fare l'albero, quindi un po' di tempo lo tengo. Veramente ne mancano 21. 21, va bene, dai. 23, scusa. Va bene, dai, vai, vai. Non è una questione di numeri. Ah no, proprio tu. Tu poco. Quindi, allora diciamo così, pigliamolo come spunto senza doverla analizzare. Intendo dire, se cercate di ricostruire come si racconta che esiste la realtà di adesso, no? Quando lui dice tridimensionale, in realtà stiamo parlando dell'esperienza su questo pianeta. Sì. Quindi, qualunque processo che ha formato il nostro pianeta ha concorso a darci questa struttura tridimensionale legata all'esperienza. Sì. Siete d'accordo? Sì. Quindi qualunque ragionamento che ci fa capire quali sono i processi che hanno permesso di arrivare a questa esperienza qua, a che regno appartiene? Appartiene al regno della fenomenologia o al regno della struttura? Capite? E senza ancora definire cos'è la fenomenologia, o meglio, quella la sappiamo, e che cos'è la struttura. Capite cosa voglio dire? Sì. Quindi, se uno parte dicendo ci sono queste teorie che dicono c'è stato il Big Bang, c'è stato tutto questo processo qua, e attenzione che quando uno fa un racconto così, noi subito lo interpretiamo fenomenologicamente, ma se voi andate a guardare, e qui per esempio ci sono 8 fasi, che ogni fase è una fase temporale, cioè un tempo, in questo caso 10 alla meno 43 secondi, poi 10 alla meno 34, 3 minuti, 383, 1 miliardo, capite? Questi vari periodi è chi li ha sperimentati? Non c'era nessun soggetto che... No, ma la domanda ancora prima del chi l'ha sperimentati è: quali sono i criteri che hanno portato a definire quegli intervalli? Ti mancano 3 anni che abbiamo fatto noi. Ho capito. Quindi, ma se vuoi li ripeto. No, senza fare domande. Abbiamo parlato di questo. No, cioè... Io però... No, aspetta. Allora, ma io non voglio andare in questa direzione. Allora, chiediamo. Che cos'è il fenomeno? Allora. Perché, allora, abbiamo avuto problemi ad accettare la teoria atomica, diciamo, un secolo fa o 2 secoli fa, quando è stato. Perché non si vedevano, e quindi dicevano, se non si vedono, che cazzo vuoi? Ma che eccetera. Adesso invece noi pensiamo che gli atomi siano un fenomeno o sia una struttura? Domanda semplice questa. Sì, allora, il punto grosso è questo. Dal punto di vista della situazione, chiamiamola classica ottocentesca, è chiaro che gli atomi erano una struttura. E quindi il fenomeno era ciò che si vedeva con i sensi e nient'altro. Poi, con l'andare dello sviluppo, quindi con la scoperta della meccanica quantistica, certi momenti dei modelli atomici quantistici vengono visti come fenomeni quantistici, altri sempre di questi processi sono visti come struttura. Però, dicendo così, sto parlando come parlo io, perché la letteratura moderna, o diciamo un fisico normalmente, non dice, parla di fenomeno quantistico, ma non parla di struttura. Questo vi è chiaro, no? Non so se... Una sovrapposizione di stati è un fenomeno o solamente un autovalore? Appunto, nella mia interpretazione, la sovrapposizione di stati, che praticamente cos'è il risultato di una sovrapposizione di stati? La funzione d'onda. È struttura. Perché? Okay. Perché? Perché non c'è nessuna misura della sovrapposizione. Tu non puoi misurarla. Non puoi misurare la funzione d'onda di per sé. Quello che puoi misurare è un processo e gli autovalori che regolano quel processo, dalla quale inferisci poi il fatto che c'è la funzione d'onda, ma direttamente non puoi misurarla la funzione, su questo... E gli autovalori sono quelli che vengono fuori dalla misura. No, neppure attenzione, di per sé l'esistenza degli autofenomeni, scusate, l'esistenza degli auto... sì, no, l'esistenza degli autovalori è un fatto strutturale. La misura proprio in cui viene fuori un numero, e questo numero la teoria ti dice che deve appartenere allo spettro degli autovalori, sì. Quello è il fenomeno misurato, quantistico, però la misura, mentre invece il fatto di dire ci sono gli autovalori, quello fa parte della struttura, sì. Nella mia espressione, okay, attenzione però, perché dico nella mia, ma non perché gli altri fisici
eventualmente non lo dicono, però se guardate la letteratura non c'è nessuno che mette l'accento su questo qua, perché sanno di arrivare lì su delle sabbie mobili incredibili, no? Quindi io non ho paura di andare in quella direzione, facciamo. Per cui, da questo punto di vista, c'è un fatto: non è che esiste la struttura e il fenomeno in senso assoluto. Ogni processo, secondo co è come quando state lavorando in termodinamica, no? E dite: questo è il sistema e questo è l'ambiente. In realtà, cosa che separa sistema e ambiente? In un certo senso, l'arbitrarietà tua di quello che stai ragionando, no? Però io penso che arbitrarietà nel porre la separazione tra sistema e ambiente nell'ambito termodinamico, in fondo non c'è arbitrarietà, perché uno può farlo, diciamo, di scegliere lui come metterla questa divisione per le esigenze sue, ma il fatto di poter mettere la separazione, quindi di dire questo Un fatto preesistente. non quello specifico che stai facendo, ma il fatto di poterlo fare è un fatto strutturale, no? E io sto cercando di inseguire questo nell'ambito anche di qualunque processo fisico. E quindi cercare di capire, in pratica, diciamo, qualunque sia la disciplina fisica, io un processo fisico lo vedo con tutte le discipline fisiche messe insieme: meccanico, statistico, termodinamico, quantistico, mettendoli insieme come processo. E allora ecco che il rapporto tra struttura e fenomeno è un rapporto relativo, relativo all'esigenza di quel processo, quindi non è È assoluto, dinamico. è certamente anche dinamico, no? Fermo restando però che se uno pensa che è relativo, voglio dire soggettivo, si sbaglia, perché non è che uno può vedere come fenomeno il formarsi di un universo, cioè un Big Bang. No, mi piace questo approccio globale. Perché, vabbè, perché manchi da parecchio. Perché pensai che ci eravamo degradati in base al Beh, secondo principio sì, della termodinamica. certo. Invece ci siamo degradati, ma non te ne accorgi. Va bene. Senti chi parla. No, io ho risentito le precedenti, quando tu hai annunciato che avevi 48 anni, che ti abbiamo detto, ma pensavamo che avessi 60 anni, se te la vai a sentire. Vabbè, era un battuto. Comunque, avete capito il concetto? Quindi, bisogna riuscire a vedere questo ragionamento della struttura e del fenomeno in senso dinamico, di processo e relativo. Bene. E quindi dipende dalle varie cose. Quindi, non è in assoluto che una cosa è struttura, non è in assoluto che una cosa è fenomeno. Fermo restando però che noi possiamo pensare che la realtà avviene in questo modo. Ha una sua struttura. Lei procede a fare le sue cose, quindi qualunque processo in realtà è un movimento della struttura, se vogliamo dire la parola movimento, ma tra virgolette. Ma quando noi percepiamo i risultati di questo processo, noi creiamo il fenomeno. Allora, quando uno scopre che la gravità funziona come m per m su r quadro per qualche costante, quella è una struttura. Sì, Il fenomeno è vedere inizialmente è struttura, il però fenomeno più va, va. in quel momento lì, il fenomeno è osservare le orbite di Keplero. Certo, per In quel esempio, momento lì. come ha fatto Newton? È andato a guardare la Luna come si muoveva, ha calcolato proprio come geometria V quadro su R della Luna, quella lì era l'accelerazione centripeta, centrifuga, e l'ha paragonata a quanto era l'inverso del quadrato della distanza rispetto alla sua distanza. E ha preso l'accelerazione di gravità e quel rapporto l'ha messo lì. E le ha messe insieme e ha trovato che E andavano. la costante G viene fuori in modo dal calcolo per far tornare i conti di un equilibrio che viene No, ereditato. così come dici tu, Da che cosa viene fuori? dici una grossa No, ciofeca, ti spiego essendo perché. una cattiveria inutile, Sì, ti spiego perché hai detto la ciofeca, ma te la dico. Il concetto è questo. Primo, perché, come si chiama? Newton, la G, anche se poi non era stata misurata, vabbè, l'ha avuta da Galileo, no? La G piccola. Perché la misura la fa. L'accelerazione si conosceva, ma un conto l'accelerazione, un conto la costante universale No, di gravitazione. l'idea è Se in vedi. questo caso la struttura fosse l'idea che la gravità funzioni in questa maniera, quindi questa sarebbe la struttura, Allora, no?
e il fatto che di fatto le orbite girano come certo. La quotata di Keplero. Sì. Sapete le costanti che è no, quello vi chiedo. Cioè, no. chiedo, non affermo. Durante la sua vita, Newton non sapeva quant'era la G grande. La domanda è. Quindi non puoi parlare della G grande, della costante. A Newton, vabbè, beh, fai una cosa. La costante di gravitazione dello 7 per 10. Sì, allora, sì, bravo, la sai. Ecco, è venuta fuori dal calcolo per fare verificare. Roberto, che la forza... ti ho appena spiegato che lui è vissuto ed è morto senza sapere questo numero che hai citato tu. No, ma questo vuol dire che lui dal calcolo non ha tirato fuori niente. Da dove salta fuori? Dalla analogia di dire c'è la forza che è direttamente proporzionale al prodotto delle masse ed è inversamente proporzionale al quadrato della distanza, ma la G non ce l'aveva. Ho capito. Chi l'ha misurata nel 1788? La torsione te la calcoli, non ha a che fare con la struttura, è dentro la struttura, ma c'era già prima. Forse non mi sono spiegato bene, mi sembra di aver capito che lui alla fine quel valore che ottiene F, la forza, uguale meno G per mm primo su R quadro. Non ha mai ottenuto nessuna forza, perché non avendo G non poteva fare quel calcolo che... E allora anche chi l'ha fatto? Cavendish. Non l'ha fatto neppure Cavendish. Quello che ha fatto Cavendish è la misura della G grande. Questo chiedo io. L'ha fatto Cavendish. Ma devi capire una cosa. Erano bravissimi gli antichi, e in particolare anche Newton. Senza avere la G grande, erano in grado di fare i calcoli e farsi delle tabelle che sapevano che era una in proporzione all'altra, capisci? Ma la condizione di verificare. Vabbè, adesso mi stai. Qual è il tuo problema? Qual è il tuo problema? È il fatto di verificare la G. Mi stai chiedendo, Newton era un ingegnere? No, non era un ingegnere. No, questa è la risposta. Così non va bene. Così andiamo a discutere per niente. Non è questo il problema, non è che hai inventato la G. Stiamo parlando di cos'è la struttura, di che cos'è il fenomeno. Adesso, se me ne... abbiamo fatto un esempio. Riesco a tornare a bomba. È se... chiaro che dentro la struttura c'è anche questa G. Allora, perché ci vuole, qualcuno allora, la troverà. Ma posso... non è importante chi la trova. Devo fare rimane che quella è la parte strutturale a questo livello. Devo far intervenire un altro attore. L'attore è l'evoluzione temporale, quindi l'accumularsi della conoscenza fisica. All'epoca di Newton, la legge di Newton che ha messo in piedi era una legge strutturale. Questo perché precedentemente tutti gli altri cosa avevano? Niente in mano. Quindi dovete anche capire che la fase che porta a separare struttura da fenomeno è in progressivo muoversi, si muove ed evolve. Però attenzione, non è che evolve meccanicamente per cui passano gli anni e allora... Cos'è che, aspetta, non ti ho fatto fare la domanda perché stavo completando, poi ti faccio fare la domanda, quindi ho perso la tua domanda e non capisci. Mi lasci dire questa frase qui. Il fatto del tempo che avanza, uno poi meccanicamente dice, bene, è avanzato abbastanza tempo, quindi quello che prima era struttura è diventato fenomeno. Non è così. Beh, cosa fai a chiedere? Niente. Si definiscono i rapporti di scala, perché quello che prima era un certo livello di macroscopicità, sì, però d'accordo. Allora, in un certo senso ti direi sì, perché ho capito cosa vuoi dire, però nello stesso tempo ti dico no, perché tu hai usato un termine come ha fatto lui prima, negativo, cioè rileggere, perché ok, se stessimo facendo storia della scienza puoi dire rileggere. Io sto cercando di dire, guardate, datemi un'epoca. In quell'epoca c'è un meccanismo di separazione tra struttura e fenomeno, ok? E ogni epoca ha il suo modo. Ora, noi non è che stiamo rileggendo qualcosa, è che apparteniamo a un'epoca, quindi quello che noi ci sforzeremo di capire come struttura e come fenomeno è quello che ci dà la nostra epoca. Non possiamo uscire fuori dalla nostra epoca e quindi avanzare o indietreggiare. In realtà indietreggiare è più facile, però ce lo concediamo. Quindi il concetto era, mi avete chiesto che diavolo è questa struttura, no? Ecco perché non si riesce a definirla. Perché per ogni epoca struttura è proprio ciò che non riesce a definire, perché se l'avessi definita in parte hai già qualche fenomeno, hai qualche processo di misura, hai qualche cosa da mettere in saccoccia, capito cosa voglio dire? Ok, capisco questo. Sì, capisco.
Però questo, secondo me, manca ancora. È utile o non è utile? È utile ma non completo. Secondo me, quello che prescinde. Ma il bello è questo, dalla che storia. Voi non vi rendete conto di una cosa. È molto più completo quello che ho da dire, sì. Solo che non è facile fammi dirlo. Fammi dire velocemente, quello che secondo me va detto, io credo che sia giusto, è che indipendentemente dal modello di struttura che, come giustamente tu dici, cambia... No, vedi che tu rendi tutto soggettivo, perché va dici, bene. No, perché dici modello di struttura, ma no, fermati, sempre, ma ascolta, tu. Ma no, dicendo così. Stai già dicendo che la struttura sai che cos'è, ci fai un modello, no. E allora cos'è un modello di struttura? Allora, perché sono detto dopo che sai che quello era un modello di la struttura. La condizione che lega comunque la struttura, qualunque cosa essa sia, con la verifica sperimentale, no. È che quella forza di gravitazione deve bilanciare. Non è così, perché quello che stai citando tu è il metodo sperimentale galileiano, che io non lo sto mettendo in dubbio, ed è quello che ci fa avanzare, che è tipico, e quindi non sto confondendo struttura con la parola teoria e fenomeno con la parola esperimento. Non è così, non c'è questa identificazione. Allora non ho chiaro la differenza tra teoria e struttura. Eh no, cioè un conto è lo strumento con cui noi apprendiamo le cose, che è il metodo sperimentale galileiano, no? E un conto invece, dopo 400 anni di metodo sperimentale galileiano, mettersi in saccoccia questo meccanismo di dire guardate che c'è una struttura e guardate che c'è un fenomeno, e che questo è un processo relativo di avanzamento evolutivo, e non confondere mai la struttura con l'ipostasi di qualcosa, di un'idea che c'è in testa non verificata sperimentalmente, che quello sarebbe sbagliato. Ok. Questo sì, certo. Avete capito cosa sto dicendo? Certo. Quindi è una bella, diciamo, una bella fatica, però è estendere la fisica, quindi il suo metodo, anche a un livello che già lei di per sé lo fa, ma vuol dire riconoscendogli che può ampliarsi a qualsiasi livello. Sì, quindi occuparsi... Non è mai noto. No, quindi può occuparsi anche di noi, sì, può sì, occuparsi sì. Anche della teologia se vuole, però non me ne frega niente di occuparmi di teologia. È chiaro cos'è sì, questo? È chiaro, io sono più contento. Non posso rispondere anche io, sì, ma ecco. Sì, mi spiegherei come avviene questo passaggio. Guarda, allora sì, però vedi, li facciamo, però il concetto grosso di vedere questi passaggi, che li guardiamo subito, è riuscire a rivestire, non rileggere, rivestire tutti gli apporti storici che sono arrivati lì, in quel momento, capire cos'era la struttura in quel momento e cos'era il fenomeno in quel momento, che è una cosa molto difficile, cioè, voglio dire, al tempo di Schwarzschild, che siamo nel primo decennio del Novecento, cosa vedevano come struttura, senza sapere che era struttura, e cosa vedevano come fenomeno? Senza quasi saperlo, perché certi... Allora, cerco di ricostruirlo, però è bello. Allora, primo spazio semantico. Se noi scriviamo una metrica, no? Non c'è bisogno di dire cos'è la metrica, se no, se ce n'è bisogno me lo dite. In modo tale che dentro questa metrica siano già espressi, primo, l'isotropia spaziale, in realtà non è la prima ma la seconda, e secondo, l'essere statica, allora questa scrittura qui è la scrittura generale di una metrica che è dotata di isotropia spaziale e del fatto di essere statica. Adesso vediamo un po'. In realtà ho aggiunto di troppo, perché la metrica 1 dal punto di vista di essere statica non lo è, perché vedete che c'è A di T di R, cioè il coefficiente davanti a DT quadro è una funzione del tempo e dello spazio. E quindi in realtà non è statica, perché a ogni istante varia, ma più avanti vedremo che diventerà statica. Quindi il momento di farla diventare statica come l'esigenza di semplificazione per poter trovare la soluzione lo affrontiamo dopo, quindi lo stiamo posponendo. Quindi non diciamo al momento che questa sia una metrica statica, però senz'altro questa è una metrica dotata di isotropia spaziale. Perché? È chiaro come sto dicendo? Sì, perché dipende solo da R e non dalla direzione. No, aspetta. Invece dipende anche da T, quindi... Sì, aspetta. Non è sulla dipendenza funzionale che la vediamo, ma la vediamo proprio sulla struttura dei differenziali.
Allora, il DT quadro è un differenziale che va bene, cioè vuol dire non c'è da dire molto, anche se questo T è richiamato come idea che sia il tempo, ma non è il tempo soltanto, cioè in realtà T è una nostra coordinata temporale, una coordinata temporale su cui bisogna agire poi per ricavare il tempo nostro fenomenologico. Dove c'è un'applicazione da un T a un altro T e via. Va bene, certo, chiaro che è sempre con delle applicazioni di questo tipo. Sì, ma io non ti ho criticato. Non Poi, il secondo differenziale è un differenziale, tutti i differenziali che compaiono devono essere rispetto alla D, che è l'operatore di differenziale, devono essere del secondo ordine, quindi il D deve comparire al quadrato, cioè formalmente devono esserci, se al primo grado, 2D, se è uno solo, al D al quadrato. E quindi, in realtà, quello che conta è l'isotropia spaziale, quindi X vettore punto di X è uno degli invarianti rotazionali. Lo vedete qui. Quindi, siccome lui ha già un carattere differenziale, è utile usarlo lui per una parte di un differenziale della metrica che. E allora, però, se usassimo solo lui, quello che ho illuminato in blu, avremmo un differenziale del primo grado, deve essere del secondo. Quindi, quale è meglio di prendere il tempo? Non avrebbe molto senso in questa fase metterci un differenziale ancora dello spazio in un'altra direzione. Capite? Perché se ce lo mettessimo non sarebbe invariante rotazionale. Chiaro? E quindi, volendo l'invarianza rotazionale, ce lo vieta di mettere un dx di y, un dx di z o quello che è. Non c'è la z, però mi avete capito. E uno mi dice: beh, ma allora perché non ci metti un d quadro? Beh, il dx quadro ce Abbiamo l'abbiamo, messo con la D. quindi lui c'è, lo vedremo dopo. E allora ecco che per metterlo al secondo grado abbiamo bisogno di farli muovere dentro il tempo. E quindi il dt. Va bene? Poi, mettendo questo, non abbiamo esplorato tutta l'invarianza rotazionale di questo invariante rotazionale qui. Perché? Perché la sua simmetria, o meglio, il suo autoriferirsi, non l'abbiamo visto, in quanto qui, quando moltiplichiamo dt per x punto dx, abbiamo soltanto come fa lui la variazione, ma non come fa lui la variazione rispetto a se stesso, che è questo quadrato, e io lo chiamo autoriferirsi. Vi è chiaro questo aspetto? A me è chiaro, ma la leggo in maniera un po' diversa. Prego, leggila nella maniera A che è me, diversa. io direi, ho bisogno di tre termini. Uno è legato al dt quadro, uno al dx quadro e uno al termine misto, io lo chiamo così dt di x. Va bene? Allora faccio così. Sfruttando queste invarianze qui, il termine dx quadro lo definisco in questa maniera, dico che il coefficiente di x quadro è uguale a una funzione solo del tempo e dello spazio che chiamo d, più un'altra funzione che chiamo c moltiplicata per x quadro. Basta. E così dico che il coefficiente associato allo spazio è strutturato così. Ok, E per il termine misto gli aggancio la funzione d aspetta, per x. non mettere troppa carne, possiamo fare come a Salamanca. Ti dico una cosa, su quella base che hai detto tu, guarda come l'avrei scritta allora io, che però diventa una violazione. Come dici tu dici, io voglio il dx quadro, va bene. Poi questo dx quadro lo voglio anche in questa forma qui, no? Sì, per sfruttare questa Ecco, reazione qua. ma questa forma qui tu l'hai chiamata dx quadro che poi ha un coefficiente che è la c per x quadro. E non è la stessa cosa che c'è scritta qui, perché come l'hai detta tu, abbiamo perso l'invarianza rotazionale, perché dobbiamo prendere l'invariante rotazionale che è il prodotto scalare della x per il suo differenziale, lui farlo diventare un elemento del differenziale. Invece tu mi hai separato, non mi hai preso il dx e l'hai rifatto diventare un dx quadro come c'era già qui, no? E poi l'hai moltiplicato per un x quadro, che qui non c'è scritto la stessa cosa che hai detto tu, hai capito cosa voglio dire? Qui questo x punto di x tutto al quadrato non è x quadro per dx quadro,
E allora, quello che hai detto è prima? x punto per dx per un altro per se stesso e quindi poi raccoglie perché c'è commutatività, giusto? Se ho due prodotti scalari, il prodotto scalare lo puoi scomporre ancora in quella maniera lì, no? Ma il prodotto scalare ti lega le cose con la somma e quindi avremo un problema grosso rispetto a qui c'è scritto x di x più y di y più z di z tutto al quadrato. Invece come me lo fai tu, mi fai x al quadrato, quindi il quadrato dell'ipotenusa, x quadro più y quadro più z quadro, tra parentesi, per il dx al quadrato che è dx quadro più dy. No, no, ho capito, E capito. quindi No, perché sennò avremmo sì. perso tutta l'invarianza rotazionale. Vi è chiaro il Sì, concetto? chiaro. Ecco. Quindi in questo senso tutto questo processo è necessario, perché c'è il vincolo sopra che per te diciamo, che noi per cercare questa metrica, o meglio lui che l'ha trovata, Schwarzschild, è partito dal concetto di isotropia spaziale. Però qua il ragionamento torna invece, ti devo Quando dici utilizzare qua, dove? sul termine misto, che poi si dovrà Sul attuare. B, certo, ma il B è stato messo come termine misto per far vedere che stiamo usando e esplorando un'invarianza rotazionale che se no l'avessimo Sì, esplorata invece di l'avremmo persa, chiamarlo però poi lei vettore, deve che cadere perché se no perdiamo la diagonalizzazione. certo, perché il ritorno di alfine non essere nulla. Ecco, in cui, ed ecco il primo spazio semantico, quindi abbiamo questa struttura in cui se togli la dipendenza funzionale avremo A dt quadro meno b dt x vettore scalare di x vettore meno c x vettore scalare di x vettore tutto al quadrato meno d di x vettore al quadrato e con le a, b, c, d senza dipendenza funzionale, no? Ok, va bene. Questo lo Invece, chiamo spazio no, semantico. invece esprimendole come dipendenza funzionale creiamo un primo spazio semantico. Ora la domanda che mi dovreste fare è perché pigli il ghiribizzo di chiamare questo spazio, Io cioè no, no. sono sorvolato su questo schermizzo, Sì, pensavo che fossero delle tue cose certo. così, e italiano tagliavano le chiamate così. Certo, Invece però conosci le vi faccio regole. notare che non si butta niente del maiale, no? Che sarei io, dico. E quindi il concetto è che se io chiamo una cosa semantico, c'è dietro tutto quell'altro discorso che ce l'avete anche online, che però ve lo siete dimenticato. Ve ricordate quel discorso rappresentazione e realtà? Non ve lo ricordate più? Sensazione e realtà. Rappresentazione Ah, ho e visto sensazioni. sì, mi ricordo che hai fatto una lezione su quello. realtà. Scusa, quando? Perché io tanto tempo fa. Forse magari la ripetuta. E allora è gioco forza un attimo riferirci. Se stiamo dicendo cose che avete già chiare, lasciamole perdere, capito? Però forse no, perché sto andando incontro a quel che dice lui. Lui sarebbe, eccola qua. No, pizzata 4 dicembre, no. Uffa. Porco cane, scusa. Oreste, non è perché adesso hai capito quello che ha spiegato Leo che ti fai venire un Ma orgasmo. lascialo perdere, non fare lascialo tranquillo. Adesso che hai capito quello che ha spiegato lui, vai in bagno per dire un orgasmo. Ma lui è andato a bere. Porco cane. Bella ombra che hai. Datemi il tempo di trovarle. Da quanti anni vieni qui? Io. 2 e mezzo, Forse tre. perché non vi ho intercettato quando c'era la conquista. Porco cane, dov'è? È stata una serata come questa, che abbiamo fatto la pizza. Dov'è? Lei ha l'ordine di data? Allora, Sì, però. c'è il 3 dicembre. Eccola qua, la trovo. Pizzate dintorni. Allora, voi non le guardate mai queste cose, no? Qui c'è la chiamata alla pizzata, però poi sotto c'è tutto questo passaggio
pasticcio qua. Vabbè, finché non trovo la cosa che mi serve. Ecco qui, questa qui. Allora, vediamo un po' come si ingrandisce. Così ci leggete, no? Ecco, è questo. Rappresentazione della realtà. Volete affrontarlo un pochino? Sono ogni frase è concettuosa, quindi c'è dietro un sacco di cose, quindi chiedetemi. Il soggetto, di fronte al continuo scambio con l'ambiente, riduce le possibilità combinatorie degli eventi organizzando. Mi dice qualcosa? Mi piace, non mi piace. Va bene, si fa dei pregiudizi, tra parentesi. Pregiudizi? Tra parentesi si fa dei Sì, pregiudizi. però attenzione, attenzione, attenzione. La mia intenzione con il soggetto non era quella di dire un soggetto umano. Quindi è una bella pretesa. Ecco, quindi il fatto, diciamo, il fatto di poter dire che poi alla fine c'è un soggetto, va riconosciuta a quel soggetto che lui organizza. E che cosa organizza? Le possibilità combinatorie degli eventi. E in questo modo, cosa fa? Riduce, no, sì, riduce le quantità di combinatorie che l'ambiente gli propone. Certo. Mi è chiaro come idea? Ecco, Cristallino. allora io chiamo l'insieme delle organizzazioni prodotte dal soggetto la rappresentazione. Quindi la rappresentazione è l'insieme delle organizzazioni. Ora, come sono state prodotte queste organizzazioni? Come prodotto di riduzione. Allora, come prodotto di riduzione, le organizzazioni in genere semplificano, in quanto astrazioni, il concreto. Però il concreto è molto più complesso della rappresentazione che qualunque soggetto si fa di quel concreto. Siete d'accordo con questa? Più complesso, più concreto, Il concreto è molto più complesso della rappresentazione, se no quella parola perché le riduzione. rappresentazioni possono essere tante, mentre il concreto è uno solo, no? Che Caro, senso intendo io? Luca dice la rovescia, se ci sono. Allora forse Allora, il concreto è in fin dei conti sta bene la struttura che produce un sacco di azioni che arrivano come impressioni sensoriali sul soggetto e lui non riesce mica a pigliarle tutte. Fa un chunk e si fa una rappresentazione che è una riduzione di tutto quello che gli è arrivato. Sì, Quindi, certo. da questo punto di vista, il concreto è complesso. La Perché manda. rappresentazione è il risultato finale depurato. No, è un risultato che È un risultato, no? Io mi sono vedendo il contrario, che dà alcune okay, come tante specificazioni. rappresentazioni. Sì, ok, va bene, avendo chiarito questo, va bene. È un dato strutturale, quindi, che la rappresentazione, cioè qualunque rappresentazione di qualunque soggetto, non riproduca la molteplicità degli eventi. In questa frase cosa c'è? Il Spiacevole, secondo ma è principio della termodinamica. Eh? Vi è chiaro questo fatto? Quindi è un dato strutturale. Quindi capite, c'è la struttura e la struttura sta proprio nel fatto che noi siamo sottoposti a questa necessità di semplificare quello che ci arriva con il concreto. Il concreto, adesso a questo punto, non è più il concreto di prima. Perché nella rappresentazione del soggetto, quindi succede questo, che ovviamente tra tutte le rappresentazioni il soggetto si rappresenta anche il concreto, no? Se no che ci sta a fare? No? Ma il concreto che ha in testa come rappresentazione è ovvio che non è quel concreto lì, no? Ecco perché pigliano le facciate. Il concreto nella rappresentazione del soggetto tende a presentarsi come astrazione complessa, nel senso che anche quello che noi produciamo come rappresentazione, quel concreto che noi produciamo, ha la tendenza ad essere abbastanza complesso lui, ma non quanto è complesso il concreto di origine. Ma l'ordine di questa complessità è sempre inferiore a quello opposto dal concreto, per cui questa frase non si capisce se non si capisce che concreto e concreto sono due espressioni che si riferiscono a due cose leggermente diverse. Il concreto strutturale e il concreto fenomenologico, così ce l'abbiamo. Per cui non soltanto strutturalmente, quindi da un fatto strutturale di cui noi non siamo mai consci,
c'è sempre questo fatto che non riusciamo a riprodurre tutta la molteplicità degli eventi. Ma adesso anche per metodologia, ma anche per metodologia, la rappresentazione del concreto è una riduzione di complessità. Cioè il metodo ti porta per forza a ridurre, infatti l'astrazione, ok? Quindi capite che questo qui è tutta la rielaborazione continua del metodo di Galileo, non è che... Prego. In che senso? Perché mi hai fatto venire il sangue freddo, cazzo. Un gelo. Questa riduzione, però, è utile. Cioè, il fatto che anche per metodologia la rappresentazione del concreto è una riduzione di complessità, questa riduzione è utile perché diventa motivo di stabilità nella rappresentazione. Cioè, se noi abbiamo una rappresentazione nella nostra testa che è più semplice di come è il vero concreto, quella semplicità ce la rende più stabile e quindi in un certo senso maneggiabile, ecco, che noi esploriamo lo spazio, queste cose. Perché più è basso l'ordine della complessità, più è stabile la struttura. No, Bassa la complessità più no, no, stabile. non la complessità, perché la complessità può essere molto alta, ma l'ordine della complessità. Dove, qui si intende questo fatto. L'ordine della complessità è quella parte di complessità che noi arriva a noi. Quindi, cioè, quindi più è basso. Ordine, di scatolato messo via. La dimensionalità con cui ti rappresenti la complessità. Se tu te la rappresenti a una sola dimensione, hai Marcuse. L'uomo ha una dimensione, capisci? Va bene? La Sì, citazione è troppo posso astratta. fare un esempio. Prego. In un universo piano, due rette hanno il 99,9% di incontrarsi. Ok? In un universo tridimensionale, la probabilità tende a zero. Quindi maggiore il livello di grado di libertà, quindi di No, no, complessità, no, no. eccetera, e più tante sono le combinazioni. Io così me lo vedo. Però nonostante questa riduzione di la dimensionalità, se tu ti rappresenti questo con una varietà, la dimensione di questa varietà è l'ordine della complessità. Ma qui si usa complessità nel senso della teoria della complessità, non complessità nel senso di complicato. Quindi questa parola complessità implica che c'è un'irriducibilità di complessità, se no non è inutile usarla. Tuttavia, per quanto diciamo si cerca di riprodurre le cose in modo stabile, l'ambiente, che non è il concreto, c'è una leggera distinzione, però il concreto dell'ambiente e la struttura non sono la stessa cosa, ma sono tutti inerenti, no? Tuttavia, l'ambiente altamente complesso indubbiamente è instabile strutturalmente. E se qualcuno mi dice ma non è vero, io dico Big Bang e quindi sta zitto subito. No? Hai detto instabile Eh sì, strutturalmente. è instabile Sì. strutturalmente. Quindi questa cosa è quella che diceva lui, che gli esseri umani a tavola non accettano. No? Cosa che avevi detto? Che non accettano? Di essere detto che loro discendono dalla scimmia, sono queste cose. Dal caso, l'ho detto io, dal Ma caso. anche lui stava terreggiando tutte e due. Sì, quando parliamo di scimmie ci Però di troviamo solito è meglio d'accordo. citare lui che te, insomma, perché Certo, forse è è più pericoloso. affidabile perché ha un Esatto. ordine di complessità Maggiore minore. del tuo. No, minore, più stabile. No, maggiore perché io ho usato la funzione inversa. Lo so, Marto, io ti sto attento quando blefi. Tuttavia, l'ambiente altamente complesso, indubbiamente è instabile strutturalmente. E allora, dato che abbiamo una realtà che non è stabile, si pongono quindi problemi di controllo. Cioè, il soggetto per esserci ha bisogno di fare sì questa riduzione di complessità, ha per metodologia un po' di stabilità di questa complessità che ha riprodotto come concreto, ma poi ha bisogno di fare dei controlli, quindi problemi di Di controllo. congelarla No, 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 provvisoriamente. controllo! Controllo è tutta, è feedback, è tutto un meccanismo Ma quindi dinamico. operare come se fosse. Aspetta, adesso analizziamo il controllo. In genere, infatti è un meccanismo Ma io cibernetico. adesso vado a finire con E vediamo, in genere, la stazionarietà. Stazionarietà, capite? Che non implica che... costanza No, del tempo. quella è la staticità.
La stazionarietà, cioè c'è una dinamica, ma ci sono delle situazioni che si riproducono. Stazionale, l'onda, Ok, la nota, l'onda stazionale, l'onda stazionale, non sì. una cosa statica. In genere, la stazionarietà del persistere di determinate rappresentazioni induce nel soggetto una riduzione di complessità nella struttura dei controlli. In parte questa azione è giustificata dalla necessità di eliminare le ridondanze, che in un sistema meccanico o fisico le ridondanze sono utili per dargli stabilità, ma in un sistema che evolve Assolutamente d'accordo con e fai chunk. Chunk vuol dire urto. te. La semplificazione dei controlli divarica ulteriormente l'adattabilità, per così dire, il fitness tra rappresentazione e realtà. Per cui, se uno spera che si fa la rappresentazione e questa combaci con la realtà, c'è la fregatura che anche il meccanismo di controllo che fa per vedere se la rappresentazione si adatta alla realtà diventa instabile lei, cioè crea, sì, divarica l'adattabilità. Questa divaricazione è fonte di tensione nel circuito dei controlli. Quindi uno determina un certo numero di controlli, poi questi controlli sono sottoposti a un logorio, a una tensione. Il tentativo di annullare la divaricazione e attenuare la tensione che ne deriva produce, come quando abbiamo i processi cinestetici, iterazioni successive, di tentare di controllare una cosa che ti sfugge. E allora queste iterazioni successive a loro volta generano biforcazioni e autoriferimenti. Appaiono forme che si autoriproducono o si dissolvono. Cioè, forme che possono dissolversi, erano instabili, forme che stanno per un po', poi tendono però per la dinamicità a autoriprodursi. Ecco, se entra in gioco questo ciclo, e che abbiamo Tipo diagonalizzato, attrattore. sì, e che abbiamo diagonalizzato, quindi siamo sugli autovalori, se si autoriproduce. È chiaro il concetto? Ecco, il processo di formalizzazione assume caratteristiche determinanti. E allora emerge il principio di non contraddizione. E se emerge questo principio, nasce la serialità, perché possiamo dire serialità, perché se c'è il principio di non contraddizione formale, no? Sappiamo chi è prima e chi è dopo. E allora c'è serialità. E allora nasce, dopo la serialità, la successione e il tempo evolutivo. Nasce la storia. Quindi qui siamo la La storia, storia. perché il tempo evolutivo, l'accumularsi di tempo evolutivo è la storia. La storia è quindi non il racconto che fa uno storico, ma la memoria reale di controlli iterati successivamente su rappresentazione. Sì. La storia è quindi la memoria reale di controlli iterati successivamente su rappresentazioni. Da questo punto di vista non esiste né la provvidenza, né il caso, né la storia. Cioè, la memoria è infinita. Beh, sì, però avrebbe bisogno di energia infinita, allora capisci? Allora, non la memoria infinita, ma c'è un'infinità di spazi semantici che non sono posseduti dalla memoria. La memoria istantaneamente li percorre, quindi non è un'infinità della memoria. Concettualmente. In realtà, sì, mi piace anche di più guardare, però di fondo tu non hai un limite a questa applicazione. Fin quando puoi ipotizzare la Da staticità questo punto di dei vista, controlli. infatti, una volta che nasce l'evoluzione, lei sta esplorando l'ambiente. Ti ricordi quando ti stavo dicendo che secondo me l'evoluzione controllata Ma io ce l'ho messo esplicitamente questo. sì, cazzo. Non è che è a caso, che ti ricordo. No, è chiarissimo questa cosa. E non solo, c'è anche Turing. No, più o meno, quando uno ci ha Ecco. Ok. insomma. Quindi, il processo evolutivo, quindi, non è legato né alla provvidenza né al caso, ma è legato agli archetipi strutturali delle interazioni successive. Che questa è una frase che non si capisce cosa vuol dire, però sì, ve lo chiarisco in questo modo.
Quando c'è un processo evolutivo di questo tipo, legato a queste iterazioni successive, si possono creare dei cicli limiti di stabilità, di stazionarietà, e quelli diventano archetipi strutturali su cui si fanno riferimento le altre evoluzioni. Quando andiamo a mangiare la pizza è più chiaro del solito. Non so se è un caso. Vai ad ascoltarti su YouTube l'altra pizzata, hai detto la stessa frase. Sì, Sì. allora vuol dire che è vera, perché No, ma si se ripete mangi ciclicamente. è rilassato. È più chiaro del Questo solito. è scusa, la foglia che dice l'uomo è ciò che mangia, quindi figurati. Allora, per capire questa frase, il processo evolutivo legato agli archetipi strutturali delle interazioni successive, è necessario fare uno studio approfondito di è la topologia differenziale algebrica che può spiegare le fasi evolutive e i cambiamenti, in parole tommiane, le catastrofi morfogenetiche dello sviluppo. Capite? Quindi c'è tutto un filone che non finisce più. Quindi questi sono soltanto, come dire, punti nodali, eh? Quindi per catastrofi morfogenetiche, cambiamenti improvvisi, imprevedibili e discontinui della forma. No, non, cioè, Catastrofici. non so, no, E questo sto cercando la di dire. catastrofe non implica la catastroficità che abbiamo in testa. La parola catastrofe, René Thom l'ha messa in piedi per dire il fatto che cambia qualcosa. Cata vuol dire verso il basso e ricorda quello che dicevano gli antichi atomisti, no? Che c'era il cuname, la caduta. Sì. Ecco. Quindi la catastrofe vuol dire il mutamento, il cambiamento Cambiamento di di forma. sinonimo semplicemente di mutamento. Per Tom, Cambiamento di non stato. per noi, per Tom. Ecco. Non è cambiamento di stato, più preciso. Non è cambiamento non continuo. Quando scongeli un No, paese di gas. sì, ma vedi, il fatto è questo: se dici cambiamento di stato, ti stai riducendo soltanto alla limitatezza dello stato. Invece lui, Tom, sta pensando alla struttura dei cambiamenti e dice la struttura dei cambiamenti è come se fosse una specie di spazio vettoriale in cui c'è una base, e la base sono le sette catastrofi che ha individuato lui, e la combinazione di queste sette catastrofi dà la forma a tutti i Sì, cambiamenti. che c'è tutto un video che il contatto se io come dire Lo stato è ghiaccio stabile, lo stato è stabile, capisci perché? sì, Mi perché va bene, ma è poco, sì, perché abbiamo già la stabilità dello stato, sì, ma quello e quando siamo in situazioni di instabilità, come siamo qui, lo stato non c'è, eh? No, no, di per sé non c'è la reversibilità assicurata. Se c'è un cambiamento di stato, non è detto che puoi andare avanti e indietro, eh? Qualcuno conosce le reti di Petri? Ecco. Ah, beh, scusa, scusa. Cioè, Scusi, comunque, scusa. parlando di in cosa dicevo, c'è questo in quello strutturale. Non è detto e non è rilevante a questo punto. Perché non si è parlato di reversibilità quando lui parla di una memoria reale, quando dice che c'è un'evoluzione. L'evoluzione può anche in qualche momento tornare passo su quei passi, sono sempre Allora, diverso, un po' posso meglio. aggiungere una visione di orizzonte. Dicendo la storia e quindi la memoria reale di controllo di identità, non sto parlando della storia umana. Questo vuol dire che qualunque soggetto, chiunque esso sia, c'è la storia, quindi c'è la storia di. C'è anche la storia dell'universo, per dire, non so. Ok. Va bene. Vado avanti? La finitezza della rappresentazione, ricordate che la rappresentazione la sta producendo il soggetto, oltretutto non la produce volontariamente, è tutto il meccanismo suo. Lui non si rende conto di produrre la rappresentazione, tant'è vero che nella preistoria non si accorgeva neppure che quello che vedeva era una cosa che concorreva lui a produrre, no? Infatti c'è voluto poi Cartesio per dire idee chiare e distinte, cioè c'è un'evoluzione che non finisce più, vi è chiaro cosa sto dicendo? Sì, però allora, dobbiamo chiarire questo concetto di storia. Io l'avevo interpretato nel senso che se c'è un, Se metti le mani davanti alla bocca non capiamo niente. io l'avevo capito pensando che fosse un esempio del genere, volendo esemplificare, che una qualunque struttura, un micro, un batterio,
e lui integra la storia dei processi precedenti e delle esperienze precedenti vissute dagli animali precedenti. Questo sì. Che hanno generato questo sì. Quindi quello infatti, è un pezzo di storia. Infatti qui c'è il risultato del confronto della sua origine con la realtà con cui si è incontrato. Ma infatti c'è un pezzo sbagliato mio che avrei dovuto dare un nome a questa parola nuovo, la parola storia. Però ho voluto usare storia correndo il rischio di farmi confondere col concetto di storia che esiste già. Perché volevo segnalare che persino la storia che esiste già è questo processo qui. Capito perché ho fatto il cortocircuito? Però questo non vuol dire che questo si riduce a quello che sappiamo noi della nostra storia. Ok. Si possono mettere delle equazioni in piedi? Devo dire, io ricordo che avevi già fatto qualche anno fa la lezione fra realtà e rappresentazione, sì, sì. Ma l'hai cambiato il testo? Perché... No, è identico perché è lì. Allora, io sto diventando più intelligente con l'età, oppure non so, o lo spieghi meglio perché. No, semplicemente ho deciso di parlare più chiaro. Ah, ecco. Non potevi muoverti con chiaro. No, non era il caso. Devo dire, stasera riesco. L'altra volta ho visto che ho capito che era affascinante, però non era così. Chiaro, va bene. Nella chiarezza un limite. Perché d'altra parte, no, nella comunicazione la chiarezza. Non so, ma infatti c'è questo problema qua. Perché se no. Però lui vede nella chiarezza un limite. Perché lui mi vede. Sì, ah, perché sì. La chiarezza tende a possibilizzare, certo, sì. Ma con l'età diventa saggio. Quindi a fare così. Una pizza di solito riesce un attimo a permettergli ad ammorbidirlo un po' passare queste nuvole in qualche cosa. E a scendere sulla magari terra. Sono fisse, sbagliate. No, perché effettivamente me lo ricordo, era affascinante, ma stasera mi sembra che... Sì, ma guardate, questo è inerente a quel processo della metrica che stavamo analizzando. Va bene. La finitezza della rappresentazione induce nell'ambiente la caratteristica della complessità, quindi una limitazione del soggetto immette nell'ambiente una cosa di cui il soggetto non si era reso conto, che comunque l'ambiente è complesso, perché essendo instabile strutturalmente è molto più complesso, no? Non è che lo immette lui, prende atto. No, qui non c'è la coscienza. In che senso immette? Allora, induce. La finitezza della rappresentazione strutturalmente induce nell'ambiente la caratteristica della complessità, quindi il processo che dall'ambiente è arrivata la rappresentazione nel soggetto poi riflette ancora sull'ambiente un segno di complessità. La complessità però, questa complessità che è rimbalzata sull'ambiente dal processo, viene attribuita di volta in volta alla rappresentazione e alla realtà. Alla rappresentazione in modo incessante si genera una fluttuazione di complessità. Ad ogni passaggio di attribuzione di complessità dalla realtà alla rappresentazione si opera una riduzione di complessità che genera stabilità nella rappresentazione. A questo punto sopravviene tensione tra l'instabilità strutturale della realtà e la stabilità strutturale della rappresentazione. Questa tensione è rappresentabile come condizione di non equilibrio. E allora... Sono concetti tuoi o fanno parte del condiviso a livello mondiale? Questi concetti li hai sviluppati tu? Prigogine, come la chiami tu? Qui c'è tutto Prigogine. Dentro. Essere di venire. Assurdità? Sì. Tu prima stai parlando degli autovalori. Sì. Giusto? Tra poco arrivano. Quindi tu praticamente stai dicendo che il fatto che nell'universo e anche nella vita tutti i sistemi sono in quasi equilibrio deriva da questo passaggio alternativo fra complessità della rappresentazione. Adesso vi faccio un esempio. Supponiamo di prendere una nebulosa, sì. Quindi un anno e mezzo luce, sì. E questa polvere
Beh, appartenerà a qualche galassia questa cosa, e la galassia ruota. Allora questa roba ha momento angolare. Avendo momento angolare, succede che la gravità reciproca delle varie parti si esercita con più facilità a lungo l'asse, e piano piano si appiattisce. La formazione del disco è una rappresentazione rispetto alla concretezza della nebulosa, e quindi è già un elemento. Cioè il disco è come se fosse un soggetto che comincia a sperimentare la nebulosa e a crearsi, a crearsi una rappresentazione della nebulosa. Poi questo processo, provate ad andare avanti, il disco ruota e in ogni punto dove c'è accumulo una fluttuazione di densità si forma un altro oggetto rotante che tutto il disco è già in modo è additivo, e quindi diventa pianeta, quella lì diventa star, e viene fuori. Questo processo continua perché dentro il pianeta tutta la ruota, perché i pianeti ruotano e così via, e quindi c'è tutto questo digradare fino alla formica, come diceva lui, fino all'atomo, quello che volete voi. Non c'è limite, insomma. Bello. E sono 6.000 miliardi di galassie in cui sta avvenendo questo, solo dentro la nostra sacca di omologia. Attualmente le sacche di omologia sono 10 alla 500, quindi fate voi i conti. Il regime di fluttuazione in condizioni di non equilibrio, stimolato da instabilità, può giungere ad autoriferirsi. Allora, però, se autoriferisce, cosa fa? Crea una asimmetria, quindi a creare ordine. E crea ordine, cioè strutture dissipative ordinate. Eccolo qui, Prigozhin. Come in reazioni chimiche autocatalitiche, e se le cercate su internet le trovate, reazioni di Belousov-Jabotinsky, e in processi termodinamici tipo la struttura ordinata delle celle di convezione nell'instabilità di Benard. Se non volete pensare all'acqua che bolle per la pasta, pensate al moto del mantello della Terra o ai moti convettivi che sono dentro il Sole, dentro tutti gli astri. Ci sono. Fatto importante, anche la mia. Fatto importante, dato un sistema, eccolo qua, esiste sempre un'estensione di ambiente che dota il sistema di un isomorfismo ad autoriferimento proprio. Questo è un fatto strutturale, materiale. Intanto ripeto e poi dato un sistema, allora prima datemi un sistema fisico, no? Esiste sempre un'estensione di ambiente, perché se abbiamo un sistema abbiamo creato una contrapposizione, quello è il sistema e c'è l'ambiente. Allora è possibile estendere l'ambiente in modo tale che venga compreso nel sistema. Questo qui è il processo di Gödel. È il processo di Gödel quando dici è incompleto e cerchi di estendere. Quindi sarà la stessa cosa. Tu detto, possiamo estendere il sistema fino a provare l'ambiente. No, l'ambiente, no, aspetta. Dato un sistema, esiste sempre un'altra cosa. Immergere un'altra cosa. Esiste sempre un'estensione di ambiente che dota il sistema di un isomorfismo ad autoriferimento proprio. Il concetto è questo, prendiamo un sistema fisico e poi supponiamo di avere uno strumento che ci risponde sì o no. Ce l'ha un isomorfismo ad autoriferimento proprio? No. Allora, estendiamo il sistema. Non so cos'è l'isomorfismo, non so cos'è stessa forma. Aspetta un attimo, no? Lo so, però non posso, cioè, l'affrontiamo subito sotto, i due paragrafi sotto affrontano quel tema lì. Abbiamo il meccanismo che possiamo interrogare il sistema e vedere se ce l'ha l'isomorfismo ad autoriferimento proprio. Se la risposta è no, allora questo teorema dice esiste sempre un'estensione di ambiente, quindi vuol dire l'ambiente che circonda quel sistema esiste. Allora estendiamoci e portiamo i confini del sistema verso quell'estensione, non tutto l'ambiente, è impossibile. A un certo punto rifai la domanda e quindi riesci con un'estensione di ambiente adatta a vedere che c'è un isomorfismo ad autoriferimento proprio di quel sistema. Quindi quel sistema di... quando diventa quasi omogeneo. Questo no, non l'ho detto, e questo sarebbe sbagliato. Questo sarebbe sbagliato, perché non è che estendiamo il sistema. Allora, facciamo una domanda, cioè no, affrontiamo il problema. Come facciamo a fare la domanda al sistema di dire
Esiste in questo sistema un isomorfismo di autoriferimento proprio? È il procedimento della domanda di Turing, no? Cioè il test di Turing al sistema. E quindi... No, 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 il test di Turing che dici, quello lì sta pensando da solo oppure sta seguendo le leggi che gli ho dato io. Quando quello diventa autonomo perché mi dà una risposta che io non lo confondo col fatto che sta pensando da solo, abbiamo trovato l'isomorfismo ad autoriferimento proprio. Allora intendi per isomorfismo una cosa diversa da quello che mi invento io. E meno male. Siccome l'ha chiesto anche lui, sì. Allora forse è meglio che... Cioè, come definisci isomorfismo? Aspetta, aspetta. Intanto la definizione è quella matematica. Però un attimo. È possibile rappresentarsi a questo punto, cioè quando arriviamo a questo punto che questo teorema lo troviamo verificato, la coscienza come insieme di isomorfismi autoriferenti. È chiaro che abbiamo sempre sto cavolo di isomorfismo e non sappiamo cos'è, però matematicamente isomorfismo è una trasformazione che mantiene la forma e quindi fa corrispondere tra due cose diverse. Però non è soltanto questo l'isomorfismo che mi serve. In realtà a me serve un isomorfismo che mantiene la semantica tra i due spazi. Ma la parola autoriferimento proprio... Ecco, certo, però se ve la sostituisco con un'altra parola la capite subito. La parola proprio vi dovrebbe far ricordare i valori propri, ovvero gli autovalori. E quindi l'autoriferimento proprio... Allora, isomorfismo, siete d'accordo che è una trasformazione, qualunque essa sia? Sì. E allora, la trasformazione ad autoriferimento proprio vuol dire troviamo di questa trasformazione gli autovalori. Perché, allora, la mia domanda è perché isomorfismo, io avrei messo endomorfismo. Eh no, l'endomorfismo vuol dire interno. Sì, appunto. E invece qui abbiamo due spazi separati. Tu fai, trovi un sistema che contiene il sistema più piccolo e all'interno di questo, diciamo, immersione... Sì, però non è un'immersione. Vabbè, ma no, non è un'immersione perché devo estendere. E poi, ascolta, tra chi? Sistema e ambiente. Che però tutto l'ambiente è... di un ordine enorme rispetto al sistema, quindi un'estensione di ambiente. Cioè... Io ho pensato di venire incontro a te, così di automorfismo. No, io ho pensato di venire questo di automorfismo, cioè un sistema che riflette su se stesso, non un sistema che isomorfismo è su un altro sistema, che qua noi non abbiamo parlato. Abbiamo detto che un sistema può essere esteso e che nell'estensione esiste un isomorfismo no, su un altro sistema. No, la frase è chiara, dice, dato un sistema, esiste sempre un'estensione di ambiente, quindi una cosa indipendente dal sistema, no? Che dota il sistema, nonostante lui, di un isomorfismo d'autoriferimento proprio. Il che vuol dire, date corso al processo evolutivo, prima o poi quel sistema che non ha coscienza produrrà una coscienza. Però c'è una specificità, non è che tutte le patate diventano coscienti. Però è chiaro che se noi identifichiamo l'isomorfismo d'autoriferimento proprio, tu cure, con la coscienza non sta bene. Infatti la coscienza è un insieme di isomorfismi autoriferentesi. Quanti? Capito? Quindi dipende dal grado di coscienza. No, non sono sette. Dipende dal grado di... Tu stai dicendo che quando un sistema si estende in modo però... Sei partito dal piede sbagliato, perché non è il sistema che si estende. Tu hai detto l'ambiente che si estende, l'ambiente è infinito. Qui siamo oggettivi. Dato un sistema, esiste, quindi oggettivamente, sempre un'estensione di ambiente. Ma cosa vuol dire l'estensione di ambiente? L'ambiente è infinito, per definizione. Ma vuol dire che... Un'estensione all'ambiente. Non è. E allora cosa vuol dire l'ambiente? Semplice. Allora, prendiamo un sistema, una cellula. Uh-huh. Questa cellula, in realtà, per essere sistema deve essere delimitata. Ecco che c'è la parete cellulare, la membrana. E quello è sempre sistema, certo. Non è ambiente. L'ambiente aspetta, non ancora. La membrana, tu mi stai dicendo che è, che cosa?
fa parte del sistema, fa parte della... Sì. E io ti dico, sì e no, perché siccome la membrana è il primo fronte con l'ambiente, okay, ci sono delle parti della membrana che sono a contatto con l'ambiente. Va bene, e allora durante le fasi evolutive, questo contatto con l'ambiente specializza in qualche modo la membrana e la fa diventare selettiva rispetto all'esterno. E quindi lei progressivamente impara dall'ambiente che cosa deve portare, va bene, cosa, cosa no. Sì. Beh, va bene, non è che estendi l'ambiente. No. Biologicamente, no, che cos'è la membrana? È l'estensione di ambiente. Oltretutto, la membrana della cellula con cosa entra in contatto? Non con tutto l'ambiente, con quello vicino. Quindi quello vicino è un'estensione, perché l'inglobato. Spiegato così sta bene, però capisci che quando... Ma io qui non ho fatto un trattato, qui ho fatto dei punti che in realtà erano soltanto per me, e quindi non me ne frega niente di voi, e quindi non mi venire a rompere, scusa. E no, non capisci, non c'è formalismo qui. Ma caro Roberto, se io ci mettessi la formalizzazione, tu mi verresti a dire, cavoli, c'è un formalismo qui che mi rompe. Quando uno studia la cellula, mi dicono che la membrana fa parte della cellula. Certo. Che è portato... Quindi, ma ci vuoi mettere la dialettica mentre impari? E allora la dialettica ti dice, è vero che la membrana fa parte della cellula, però la membrana è anche un pezzo d'ambiente. Ma io chiedo questo, mi va bene. Allora, adesso voglio vedere se ho capito il concetto del... Non lo abbiamo ancora trattato. Hai detto che l'abbiamo definito, ma guarda. Sostende ma mantiene i propri autovalori. Ah, sì, ma non l'abbiamo. Allora, è questa frase qui che. Dopo questa frase parliamo del. Va bene, d'accordo. Prima di tutto mettetevi in testa: è possibile rappresentarsi a questo punto la coscienza come insieme di isomorfismi autoriferentesi. Adesso vediamo un po'. L'intreccio tra coscienza e inconscio si situa nell'autoriferimento. Quindi cominciamo a capire qualcosa dell'autoriferimento. Definendo come isomorfismo, eccola qui una definizione, ogni trasformazione che mantiene il significato, l'autoriferimento consiste, quindi te lo sto spiegando, di processi a feedback, di strutture ricorsive sempre più profonde. Durante queste ricorsioni, la semantica mantenuta dall'isomorfismo assume continuamente il ruolo di spazialità nel ciclo successivo, quello più avanzato. Un'espressione di autosomiglianza. No, quella lì è un fatto geometrico. Non... Va bene. C'è anche quella... Sì. Okay. Qui siamo in una dinamicità. Okay, va bene. È solo per quello che... Però, vabbè, c'è qualcosa... Io sembro un po' Però la storia del frattale e dell'autosimilarità ti può aiutare nel capire quello, ma non è quello. Va bene. Durante queste ricorsioni, la semantica mantenuta dall'isomorfismo assume continuamente il ruolo di spazialità nel ciclo successivo, con la spazialità tridimensionale primordiale come elemento iniziale fuori ciclo. Quindi, in input c'è la spazialità tridimensionale primordiale, e che quindi è il primo spazio oggetto. Poi cominciano i cicli, e allora questo spazio... con il ciclo, avendo fatto un isomorfismo, diventa uno spazio semantico il prodotto. Questo spazio semantico diventa spazio oggetto rispetto al ciclo successivo e così via, così via, così via. Capito? Siete bravi comunque. Il ciclo può essere a n passi, n comunque grande. L'attenzione cosciente, cioè quindi quando c'è una coscienza, si accorge che ne vede solo i primi. I restanti si immergono all'infinito nell'inconscio. Quindi in realtà l'inconscio è una struttura per cui anche lui sta facendo questi cicli. Però lui ancora non partecipa a diventare coscienza perché c'è già questo sistema che è diventato cosciente. E allora lui fa la parte dell'inconscio per quel sistema. Non parla di coscienza, autocoscienza. Non parli necessariamente di coscienza umana, parli in generale. Autocoscienza. Citando Matte Blanco, che vabbè, è un tizio, a quel tempo lo stavo studiando, è possibile quindi concepire l'inconscio come insiemi infiniti, cioè come una struttura astratta biologica. Questa frase qui, studiando lui, si capisce che vuol dire questo. Una struttura astratta, sì, che è sottoposta a due tipi di logica. Vabbè.
in cui vale il principio di contraddizione e il principio di simmetria. Vabbè, è un tentativo per far capire cos'è l'inconscio, ma lasciamo perdere. È possibile definire soggetto, quindi siamo tornati a bombe, a bomba, eh? Per esempio chi? Tu? E chi? Lacan non me ne frega niente, Freud comunque sarebbe d'accordo con questo. In pratica fammi capire con parole mie. Allora, mi sembra di aver capito che tu distingui la coscienza dall'inconscio come la coscienza ha la capacità di cogliere i primi livelli di complessità, di ciclicità. Quando sono troppi, perdiamo il controllo e allora diventano inconsci. È come il giocatore degli scacchi, che è bravo e cosciente delle possibili future 4-5 mosse. Il computer può arrivare a 30, oltre diventa tutto inconscio, non controllato, se sono troppi questi stati. Hai detto qualcosa di simile? Una riproduzione un po' schematica. Un po' schematica, vabbè. Perché non è facile il concetto di introdurre in fisica il concetto di coscienza e di inconscio, perché ti rendi conto che sono... Però abbiamo dato un teorema. Questo qua. Vabbè. È possibile definire soggetto qualunque sistema dotato di isomorfismo ad autoriferimento proprio, lo sto ribadendo. In tal modo viene eliminato ogni attributo di assoluto all'idea di soggetto. Quindi questo tentativo è proprio quello che è inerente alla relatività. No? La relatività, avete visto, supera la relatività ristretta perché lo spazio di Minkowski è un assoluto. Non è possibile definire un soggetto in modo assoluto e svincolato da tutto questo. No, non è che non è possibile, è che tutta la tradizione precedente dà un'idea assoluta di soggetto. Non solo contestiamo, vediamo che non è materiale. Protocollo epistemico, istituzione e produzione. È necessaria l'accumulazione, vale dire il progredire, è necessaria l'accumulazione, e uno dice cos'è l'accumulazione? L'iterazione di cui abbiamo parlato prima. Vale a dire il progredire nella storia per colmare nel tempo la tensione strutturale generata dal rapporto rappresentazione-realtà. In quanto memoria reale, la storia spazializza il tempo. Il tempo è lo spazio dello sviluppo umano. E qui sono tornato a bomba sulla nostra situazione. Questa spazializzazione permette la rappresentazione dei processi iterativi. Ok. Vabbè, adesso il resto è inutile, cioè non è inutile, ve lo leggete voi. Interessantissimo, non facile da digerire per interessare. Ecco, allora, la metrica è quel punto, chiamiamolo così, è quell'estensione d'ambiente dove sta avvenendo il passaggio di trasferimento di semantica dell'ismorfismo, la metrica, ecco perché la chiamo anche piegatura, perché è quel momento di confronto tra un di qua che può essere un sistema e un di là che è ambiente. Chiaro? Però stiamo parlando dello spazio-tempo, che è già di per sé soltanto ambiente. Questo vuol dire che in modo relativo ogni porzione di spazio-tempo può diventare un sistema fisico che con questi trasferimenti di isomorfismo semantico diventa un sistema dotato di... Diventa un sistema? Dotato di... Senso. Autoriferimento proprio, un sistema cosciente. E questo quindi non limita solo alla Terra quello che sta succedendo. Beh, la stabilità non c'è. Non è assoluta. Non c'è, però lui si riconosce, diciamo così, per qualche milione di anni può essere. E riconosce se stesso, vuol dire che riconosce una certa costanza nel tempo, se no non potrebbe. E quindi allora ecco perché la citazione qui, primo spazio semantico, perché questo fatto qui con chi lo dobbiamo confrontare? Con lo spazio oggetto. Chi è lo spazio oggetto? La metrica di Minkowski, no? Perché adesso non siamo più a livello primordiale tridimensionale, ma a livello primordiale quadridimensionale, cioè lo spazio. Quindi la metrica di Minkowski rispetto a questo, questo è uno spazio semantico della metrica di Minkowski. Infatti qui ritroviamo la metrica di Minkowski, se gli A diventano tutti uno, no?
cioè A, B, C, D, quella roba lì, beh, il B dovrebbe diventare 0 e gli altri 1. Siete d'accordo? Ecco perché quindi l'addizione primo spazio semantico non si riferisce solo al meccanismo di sostituzione delle funzioni, che se no avresti ragione tu, è una buttata, no? Si riferisce a quel processo lì. Quindi in pratica questo DS quadro espresso così sarebbe l'estensione di Minkowski. Sì, l'estensione dello spazio-tempo di Minkowski. E qua dentro ci dovrebbe essere una isomorfismo. Tu apri Aspetta. la parola isomorfismo e non mi piace, Vabbè. perché dovrebbe essere automorfismo a questo punto. Cioè, Sai perché no? Guarda, guarda un attimo. Lo spazio oggetto, che è lo spazio-tempo di Minkowski, e questo spazio-tempo non sono lo stesso. no, appunto, ma l'automorfismo è lo Quindi, spazio esteso. ma se tu fai automorfismo, sei dentro sempre lo stesso No, spazio, nello spazio esteso, nell'estensione. che è già questa. Sì, così Vabbè, allora se vuoi vederla così la puoi anche la vedere. vedo. Così va bene. Ok. Però. Quindi vuol dire che in quello spazio lì c'è una funzione che riporta lo spazio esteso, quindi che associa a qualche cosa che fa parte di questo spazio, e che ha anche un autovalore. Aspetta però, stavo per reagire a questo qua. Allora, Perché chiamiamola trasformazione se non vogliamo chiamarla isomorfismo o se dobbiamo chiamarla automorfismo. Chiamiamolo morfismo. Il morfismo deve trasferire significato, cioè semantica, se no. E allora c'è un fatto. Per adesso stiamo guardando la struttura e non abbiamo ancora il processo che fa questo trasferimento. Questo trasferimento che trasporta significato. Perché non la sto chiamando informazione? C'è un è motivo. quello. Eh no, non la sto chiamando informazione perché l'informazione è una semantica interpretata già da un soggetto. E quindi è una cosa già più limitata. Ti è chiaro perché? Però la natura della semantica e la natura dell'informazione è la stessa qualità. Quindi se la riconosci come informazione, però l'informazione è meno strutturata dell'altra. Vabbè. Quindi quel processo di morfismo non l'abbiamo ancora stabilito. Lo stabiliremo quando? Usando l'equazione di campo di Einstein. Cioè quando avremo strutturato la metrica lungo i sette spazi semantici e siamo arrivati alla fine, quella parte lì che abbiamo, che sarebbe un'informazione per noi, la buttiamo in pasto alle equazioni di campo di Einstein, le quali loro stanno facendo il brodo, cioè la piegatura con tutte quelle fluttuazioni che devono fare, e facendole danno le condizioni di necessarietà e ci dà la metrica di Minkow di Schwarzschild. Fammi spiegare un altro. Tu quando hai spiegato a suo tempo il concetto di autovalore e autovettore, dicevi che erano fra tutte le soluzioni di un determinante, di una matrice, che faceva diventare questo vettore o tensore iniziale di direzioni e di grandezze diverse, Diverse. l'autovalore manteneva la Sì, direzione. e cambiava E quindi soltanto cambiava solamente. la scala. Quindi questo è il mantenimento Sì, dell'isomorfismo. cioè Bravo. è il risultato dell'isomorfismo. Quindi mantiene una In questo caso, caratteristica diciamo, sua. geometricamente è una cosa povera Va la bene? direzione. D'accordo. Poi dietro ci potete mettere quello che volete, perché la direzione è una cosa geometrica. Certo, poi Se la certo. riempite Però il concetto è semanticamente, quello, però è sì. Va quello. bene, Quello. d'accordo. Soddisfatto Quindi tutti? sarebbe non l'isomorfismo, ma l'autoriferimento. Sì, Cioè, l'autoriferimento quello che proprio, volete. no, l'autoriferimento L'autoriferimento che mantenendo gli proprio. autovalori sono Sì. quelli che garantiscono Però ricordatevi che l'avvenimento l'autoriferimento, senza il fatto che si mantenga la semantica, non dà coscienza. Quindi ci vuole un isomorfismo ad dell'altro. autoriferimento proprio. Cioè lui praticamente verifica con se stesso e si rende conto che mantiene delle caratteristiche che c'erano anche prima, anche se è diverso No, da che prima. c'erano prima. La forma, Che questo sì. sistema riproduce le stesse caratteristiche, Vabbè, questo praticamente. sto dicendo, no? Quindi che si mantiene Se sempre l'estensione, pur essendoci stata dovete un'evoluzione. sforzarvi di fare questo processo che avete Bello. definito oggettivo, Bello.
oggettivo, quindi non dovete dire si rende conto, perché si rende conto. Sì, no, intendo, l'ho umanizzato, l'ho però possiamo sporcarci quanto vogliamo delle cose, l'importante è che abbiate le idee. Come vengono strutturati, come sì, però ricordate che questa è una cosa molto pericolosa. Ma no, voglio dire, perché gli esseri umani attualmente sono a un livello molto più indietro di questa roba qui. E quindi date in mano a qualcuno questa roba qui, gli esseri umani diventano schiavi di... capito? Quindi è un fatto molto pericoloso. Non è detto. Perché non è detto? Come fanno a ribellarsi? Giocando a calcio? No. Perché tu non puoi prevedere... Torniamo indietro. Sì, ma di che lacrime e sangue... Capisci? Certo che poi alla fine, però, che lacrime e sangue. E allora? Capisci? L'estensione è come quando hai i numeri razionali, fai l'estensione. Bravo. E individui nella classe superiore, nella classe di convergenza, eccetera, in quel sistema lì Z rispetto a N hai completato, quindi è come se un completamento algebrico, questo qua, una chiusura del campo. Sì. Io potrei scusare la parola completamento algebrico o chiusura, va bene. Sì. Quello è l'autoriferimento, nel senso che nella chiusura quello che prima non aveva un autovalore perché non poteva, non c'era l'elemento a cui convergere, nell'ampliamento invece lo trovi. Ma naturalmente c'è anche l'estensione semantica, perché, perché prima avevi, per esempio, la differenza e non sapevi la soluzione, poi interpreti col negativo. Questa analogia con l'algebra astratta mi piace. No, a quel punto c'è bisogno di un cacciavite. C'è un problema di linguaggio solo, cioè il linguaggio. Dobbiamo scendere è già che ci siamo, che hai messo giustamente in evidenza che la coscienza non è necessariamente quella umana individuale. Per questo la chiamo autocoscienza, per distinguere dai problemi. Ma come la definisci in un sistema razionale, non umano, l'autocoscienza? La capacità di... Quella lì è la definizione, sistema, cioè gli automi che adesso dicono che stanno facendo non sono robot o automi, perché non hanno coscienza, autocoscienza. Quindi quei sistemi devono essere dotati di un isomorfismo ad autoriferimento proprio. Se hanno questa roba qui, loro per forza sono autocoscienti. In pratica cosa devono essere in grado di fare? Cioè fare un esempio. Allora, il test di Turing è superarlo. Per cui, tanto Turing ne ha parlato, trovi in letteratura, però ti dico cosa vuol dire. Ti riferisci, ti confronti con questo costo robot. E se tu non ti rendi conto che lui... Fai una serie di domande fin qui, quando riesci ma non domande, la semantica è quella che vuoi, quindi può essere qualunque cosa, lo fai giocare a golf, gli fai... Se non umano no. Sì, però non sei tu, capito cosa voglio dire? Non sei tu. Lo sottoponi. Sì, ma chiunque, non è che sottoponi, non è che pigli il letto di Procuste e ci metti quel poveretto. Un esempio concreto, lo dice. Immaginare. Sì, ma ti ho detto che è pericoloso, quindi non ne parlo. Ma io non essere professionale, non costruisco un sistema autocosciente per distruggere te e tutti i tuoi figli. Ma no, ma io non ho questa paura. Ma non ho questa paura. Ti giuro che non vado in giro, ma... non si capire di cosa stai parlando. Allora impariamo queste cose. Ma infatti, mentre stiamo imparando, hai detto guai se mi dessi la definizione di autocoscienza. No, ve l'ho già data, è quello che non ti rendi allora, conto. Cosa in pratica, cosa deve essere in grado di fare un sistema non umano? Per dire che è autocosciente. Per dire che è autocosciente. Per di modificarsi, di automodificarsi. Se vuoi le parole, a parole, mi dici cosa dovresti fare tu per farmi capire che tu sei autocosciente? Ecco, e vedi cosa ti risponde. E se lui ti risponde, dottore, non spieghi lei come fa l'essere. Allora dici, quanto le devo, dottore? Ma dovrebbe essere in grado, secondo me, a modificare se stesso, a modificare fisicamente se stesso,
perché noi rifacciamo questo? E noi sì. Cosa facciamo? Noi ci beviamo un bicchiere di vino? Ci modifichiamo fisicamente e no, anche perché l'umanità non ha fatto altro che cercare di beccare. Gioca, gioca. E questo è, questa è storia. Se un computer, se una macchina fosse in grado di modificare se stessa in risposta funzionale alla sua sopravvivenza, e non metto altro. All'ambiente, che più meglio. La sua sopravvivenza, perché non puoi dire, forse in grado di modificare fisicamente se stessa, allora diventerebbe una adesso macchina. Adesso viene in mente a me un esempio che lui non vuole fare, che ho letto su un libro che forse risponde a questa domanda. Supponiamo di automatizzare una fabbrica di materiale elettronico, una banale col magazzino automatico che chiede automaticamente il materiale grezzo ai fornitori, che lo compra, lo trasporta, lo immagazzina, lo cataloga, fa tutto quello che deve fare. E tu gli metti come ottimizzazione del programma, modifica questa industria in modo tale da massimizzare il rapporto guadagno fatturato. Allora, questo mi va bene, ma non è questo che io faccio. No, se mi fai finire, capisci. No, il problema è che questa cosa deve decidere la macchina stessa. Non, che io dai tu. Non è un sistema cosciente. Non è autonomo. Non è autonomo. Quindi è la macchina che deve capire. Alla fine la macchina chi la fa? No, deve autofarsi, se no non abbiamo quello che lui vuole. Allora stai parlando delle macchine che si autocreano. Noi siamo fatti così, no? E io lasciamola da me, non che mi dimenticare. Ma non siamo, non ci siamo fatti, siamo da un filo ma siamo delle amere. Lui dice non ci siamo fatti perché sta pensando che coscientemente non ci siamo fatti, no, ma no, fisicamente noi siamo delle amere, secondo me non ci siamo autogenerati, nemmeno noi. Non puoi presupporre che le macchine siano di tipo esistente. Ci siamo modificati nel tempo, no? Sì. Come essere, ci siamo modificati. Ma infatti, se mi facevi finire di parlare, ti facevo vedere. Dillo senza dire se. Allora, questo sistema che ha come unico input massimizza l'efficienza di questa industria, ok? Lui praticamente per massimizzare il rapporto fra guadagno e spese, deve ridurre la percentuale fra le spese fisse di struttura con il fatturato. Quindi distrugge tutto quello che c'è al mondo per conquistare il mondo e piantare altre industrie uguali a se stesse per ottimizzare lo scopo che si è dato, eccetera. Vabbè. Questo è il pericolo di fantascienza, ma non è vero, non è questo. Interagendo con la struttura esterna, quando si aggregano le prime cose, interagendo con ci sta una modificazione, questa che io chiamo storia. Quindi c'è una modificazione tra i primi agglomerati cellulari con l'esterno che hanno favorito la sopravvivenza di certe linee. Dai, vieni pure a pisciare che dopo ragioni meglio. Ma parla meglio che ti sta registrando tutto. E certo, poi la metto su YouTube e così si sente tutte le porcherie che ho capito. Quindi stiamo parlando di un sistema additivo con delle regole di differenza. Ecco, ma le regole non se le dà il sistema da solo? No, no. Gliele dà qualcheduno prima? No. Le regole sono prendi il Big Bang, ok? Il primo brodo di quark e praticamente additivamente costruisce le prime particelle additivamente costruiscono il primo protone, quello che vuoi, d'accordo, dopo va bene, però le leggi, sì, d'accordo, ma le leggi della natura che hanno determinato il Big Bang, o ammetti che le ha messe qualcuno da fuori, questo è il punto, gli chiedevo, quando gli chiedo la coscienza non umana, cosa vuol dire? Aspetta. Avete voglia di seguire questo, che è la volta scorsa, che adesso che freschi, guarda, sistema inerziale è la condizione di stabilità strutturale che rivela l'esistenza di autocoscienza.
sistema inerziale, condizioni di stabilità scolare senza via così, e questo non è immediatamente comprensibile. Sistema inerziale. Alberto, puoi dare qualche lume? No, perché io non sono tanto d'accordo. Vabbè, allora fai la critica, non sei d'accordo, fai la critica. Sono parole del sistema inerziale inteso come se lo si intende nell'ambito della relatività. Certo, dico sempre. E accenda con la coscienza, non riesco a capire il collegamento. Allora, il sistema inerziale è l'oggetto che dà una certa stabilità, tant'è vero che tu, se sei in un sistema inerziale, cosa pensi di essere? Fermo. Ok. Paraxalans. Non lo riesci a distinguere dal modo no, che tu è lecito che se sei in un sistema inerziale è lecito dire sono fermo. Okay. Tutti quelli che dicono di essere fermi sono in un sistema inerziale. Poi è chiaro che due sistemi inerziali, uno dice io sono fermo, tu no, bene, e tutti quei pasticcini. Okay. Allora, cos'è il sistema inerziale? È la condizione di stabilità strutturale che rivela l'esistenza di autocoscienza, perché se dico io sono fermo, lo vedi che c'è cogito ergo sum, capisci? Quindi se non c'è un'autocoscienza all'osservatore, e questo può essere fatto anche da un non umano, certo. Infatti un sistema di riferimento inerziale, così è chiaro, sono qui apposta. Infatti un sistema di riferimento inerziale è un assoluto nell'ambito della covarianza lorenziana. Il principio di covarianza generale permette di relativizzare i sistemi inerziali. Come? Lo spazio-tempo piatto di Minkowski possiede una metrica detta minkowskiana. L'essere assoluto di questa metrica consiste nell'agire. La metrica agisce su tutto e non permettere ad alcun ente fisico di agire su di sé. Quindi non c'è niente che può variare quella metrica, ma lei agisce su tutti gli altri. Per questo è un assoluto, perché come dire, crea un bias, cioè crea una asimmetria. Il principio di covarianza generale è una generalizzazione del principio di relatività, in quanto disaccoppia dallo spazio-tempo, che è una varietà differenziale pseudo-riemanniana, disaccoppia la metrica rendendola relativa, e se la rende relativa la rende fisica, in quanto la struttura della metrica dipende dal contenuto fisico dello spazio-tempo, che è un'espressione che a me non piace ma che vi fa capire qualcosina. Ovvero, cos'è il contenuto fisico dello spazio-tempo, che è un'espressione per me impropria? Dalla curvatura dello spazio-tempo. Certo che la relativa... Ma che cazzo? Sì. Pensavi che fossimo al bar? No, lo spazio si muove in funzione di quello che c'è dentro, e quelli che c'è dentro si muove in funzione della... Sì, è quella roba lì, sì. La metrica, infatti, vedi, determina la struttura della curvatura, e a sua volta è determinata dalla curvatura. Certo. Va bene? Le condizioni materiali per l'esistenza dell'autocoscienza sono legate al fatto che un osservatore inerziale, ovvero un sistema di riferimento inerziale, sia un oggetto assoluto. Quindi questa è una critica al fatto della coscienza, cioè la coscienza è un'imperfezione. Perché non può essere assoluta. Però ha bisogno... momentaneamente, localmente, di ipostatizzare, di rendere assoluto quella roba di dire io sono per fermo. Poter esserci, certo. Capito? Ecco. Vale il principio di covarianza generale, quindi non possono esistere oggetti assoluti. Certo. Allora vige una legge generale di natura che impedisce ad una metrica di agire senza poter agire su di essa. Per cui... Bello, bellissimo. Quando una metrica agisce tramite diversi piani semantici, connessioni di Levi-Civita, tensore di Ricci, tensore di Riemann, essa produce una curvatura. Viene prodotta anche quella nulla, che tuttavia non può mai assumere un carattere di globalità. Infatti è soltanto locale, la metrica minkowskiana è solo locale. La curvatura deve poter agire sulla metrica,
altrimenti essa metrica sarebbe un oggetto assoluto. Certo. Possono esistere oggetti assoluti incoativi, ecco come ci si salva. Questi oggetti assoluti incoativi sono le autocoscienze. Incoativo vuol dire che ancora non diventa proprio un oggetto assoluto, però tende ad esserlo. Quindi le autocoscienze sono oggetti assoluti incoativi in quanto sono in realtà assoluti ma in senso virtuale. La natura non permette l'esistenza di oggetti assoluti. La virtualità dell'oggetto assoluto è rivelata dal fatto che la metrica di Minkowski è piatta. In natura non può sussistere una metrica piatta se non come limite. Bellissimo, devo dire, se fosse un filosofo... No, ma questa è fisica, cosa c'entra? Chi l'ha fatto? Pure così, no? Chi l'ha fatto questo? Tu? Chi l'ha fatto? Ti faccio una domanda, questi sono concetti tuoi? Vivissime congratulazioni. Prego. Bello, molto bello. Ci penserò durante le vacanze di Natale. Sì, penserò di Natale questo pezzo. No, non ce l'ho. Dove lo trovo? È dentro 35. Me lo puoi mandare questo? Ormai l'abbiamo registrato. No, ma è il testo. Il testo è, appartiene a questa roba qui che apparirà quando arriviamo lì. Quindi, ah, non ci siamo ancora arrivati. No. Non me lo vuol mandare perché ha paura che costruisca la bomba atomica. Ma va, non è per quello. Beh, nella mente che è di Schalke, quella lì che avevamo fatto per il bacio. Posso, non c'è problema. Ma no, ma credo che non frega niente. Non gliene frega niente addirittura. Delle royalties? Non no, delle royalties. Non so. Ma non esiste la roba mia e la roba vostra. Soprattutto una visione della scienza che non può essere privilegio di pochi. E non può essere nemmeno venduta. Beh, sì. Hai visto che hanno... Ma si autoprotegge da questo. Hai visto che hanno messo in condizione la Ilaria Capua di dare le dimissioni da parlamentare perché l'hanno attaccata accusandola di fare commercio di virus, batteri, sai che lei aveva messo in rete. Ma è avvenuto già diversi mesi fa. Sì, insomma, è una cosa scandalosa. Mentre lei è stata la prima. Sì, è che è stata la prima a dire la scienza non deve essere un privilegio di pochi, ma la metto a disposizione di tutti. E Orleo credo che sia su quella linea lì. Vero? Cos'è quella linea lì? Io non sono su una linea perché è monodimensionale. Scusa, sei su una superficie pentadimensionale. Pentano? No, quello del giapponese. Va bene, chiudiamo? Sì, bello.